Allora, ciao Max, e con te oggi andiamo un pochino a raccontarti, raccontiamo un po' quello che stai facendo in questo periodo, quindi raccontaci cosa stai cominciando a rifare con l'apertura più o meno vera, insomma, dopo il lockdown. In realtà, una volta aperte le porte e tornati in strada, non pensavo assolutamente di ricominciare a breve di fare spettacoli. Io avevo interrotto un tour che si chiama Max Colini Legge l'Indie, dove in modo un po' ironico ripercorro, perché in realtà poi è ripartito, ripercorro la scena indipendente italiana degli ultimi anni, ciò che molta gente ama chiamare indie e che in realtà, insomma, corrisponde però a una sorta di nuovo neocantautorato, nuova musica pop italiana, hip hop, mentre magari l'indie che immaginavamo noi della mia generazione era una roba un po' diversa. Siccome ho affrontato diverse epoche della scena indipendente italiana, chiamiamola così, ho messo su questo spettacolo molto ironico, affrontando i testi, recitando i testi invece di quella scena che è diventata gigantesca in Italia, quella che è passata dai piccoli club ai palazzetti in pochissimo tempo, che di fatto appunto è una scena pop sostanzialmente, ma ripercorrendo nei testi l'immaginario alla mia maniera. È una cosa molto divertente, scanzonata, la cosa sicuramente più leggera, affrontando musica leggera, la cosa più leggera che abbia fatto nella mia carriera. È un piccolo spettacolo teatrale, sostanzialmente sono monologhi, però insomma l'esperienza è stata fantastica. Quando la cosa ha cominciato a prendere piede, ho cominciato ad avere molte date, è arrivato il lockdown e quindi ho interrotto tutto, ma essendo uno spettacolo tutto sommato piccolo, molto semplice da organizzare, c'è solo una persona sul palco, non c'è un'orchestra, non c'è musica, ci sono soltanto io che intrattengo i convenuti, e potendo anche tenere distanziati, seduti, essendo appunto uno spettacolo sostanzialmente teatrale. È finita che la mia agenzia mi ha già riconvocato per degli spettacoli perché appunto c'è una semplicità organizzativa che li rende più appetibili in questo momento di un mega concerto da 2000 persone. Ma io non facevo i concerti da 2000 persone neanche quando c'era la Flaggisco Pax, per cui non è che andavo a cercare quella roba lì. In questo caso è una fortuna il fatto di fare uno spettacolo tutto sommato piccolo perché in questo momento è l'unica cosa che si può organizzare sostanzialmente, sostenibile, diciamo. Nel periodo in cui siamo rimasti, no, ognuno ovviamente a casa propria e anche con le proprie angosce, con le proprie problematiche, insomma, che abbiamo vissuto, Paura anche. esatto, paura, per citare Lucarelli, volevo capire un pochino come hai vissuto tu invece la riapertura, cioè come hai vissuto il fatto di poter ricominciare. Forse a vivere, forse anche solo a uscire, nel senso che c'è stato un po' un blocco, della vita per quei 3 mesi che siamo stati, appunto in casa. Tra l'altro io, avendo avuto anche un'esperienza molto negativa nel periodo del lockdown, sono finito in ospedale. Per fortuna ospite della sanità emiliana, devo dire ringrazio la sanità emiliana perché ha dimostrato nei miei riguardi una certa efficienza, devo dire. Quindi me la sono vista piuttosto brutta e quindi tornare a vivere è una cosa che però comporta delle conseguenze negli atteggiamenti, nell'avvicinarsi ad altre persone. Non so, diciamo, siccome cos'è, un poco più di un mese che siamo usciti di casa Sì, poco sostanzialmente, un più. pochino, esatto. Noto infatti molta più confidenza in giro nei rapporti interpersonali rispetto a prima. E c'è il fatto che, non so se possiamo fare un'analisi psicologica, Certo. ogni mattina che io esco di casa mi dimentico la mascherina e quindi arrivo fino alla macchina e poi torno indietro a prendere la mascherina. Mi capita tutte le mattine che Dio manda in terra. Secondo me c'è una parte di me che si è anche un po' rotta i coglioni di tutta questa storia, insomma, già da molto, devo dire. Ma forse perché sta cambiando un pochino anche il modo di vivere l'affettività, no? Nel senso che delle modalità che prima avevamo, ora invece sono più complesse da mettere in campo. Ovviamente c'è la parte legata alla paura, la paura che possa tornare, la paura anche di fare del male agli altri, no? Di poter essere veicolo di qualcosa di ovviamente di devastante. E dall'altra parte ovviamente c'è sì, uno scoramento e anche un nuovo modo di vivere che non è così, il fatto che tu ti dimentichi la mascherina, certo, probabilmente è figlio anche di questo, no? Del fatto che noi non eravamo preparati a vivere una cosa così proprio come esseri umani, cioè non siamo abituati ad essere animali sociali, quindi quando ci togli quella possibilità
chi ce l'ha tolto ovviamente è il virus, poi diventa difficile ricominciare ad avere una socialità come prima, e bisogna forse ripensare anche dei, non so, dei modi nuovi di stare insieme agli altri. Infatti con questo volevo chiedertelo, cioè tu ci hai raccontato attraverso le canzoni e le tue parole dei mondi, se adesso dovessi usare delle parole per raccontare quello che sta accadendo, quale parole useresti? È una domanda molto interessante. Io sono un scrittore molto pigro e trovo le parole solo, tendenzialmente, solo dopo molti anni. Quindi io temo che potrei, e di solito lo si percepisce anche nelle cose che scrivo, temo che potrei trovare le parole per tutto quello che è accaduto, che possono non essere retoriche, che possono essere significative e non banali. Penso che le potrei trovare fra una decina d'anni, fra una quindicina d'anni. Sono molto in difficoltà nell'affrontare la scrittura in generale, perché sono di una lentezza imperdonabile. Devo scrivere un disco nuovo con Spartiti, con Yuka Reverberi, che ormai mi odierà perché sono tipo 3 anni che gli dico: guarda, ho delle idee, adesso le metto giù, adesso scrivo, sì, ciao. Però questo mi porta anche al distacco con gli eventi, e il distacco con gli eventi ti dà uno sguardo tendenzialmente più lucido e meno emotivo. E dopo la difficoltà è rendere emotivo ciò che non è più emotivo, è complicato. Per cui temo che in questo momento io ho le parole per dirlo, temo di non averle, nel senso che siamo ancora dentro questa roba. La cosa complicata per me personalmente è il fatto che, per esempio, vado in giro, se non c'ho la mascherina io mi sento nudo, mi sento di fare qualcosa di sbagliato. Cioè, sono delle robe che ci hanno proprio piccato dentro al cervello, che toglierle sarà un po' complicato nel tempo, diciamo. Piace questo discorso che hai fatto sullo scrivere e l'emotività, quindi lo approfondirei con te, perché in realtà non lo so, cioè su quello che tu hai scritto io ho sempre trovato cose molto emotive in realtà tue, È cioè quello a il me punto. sono rimaste quelle cose lì, cioè almeno per come ascolto io la musica e come leggo io i testi, se non c'è qualcosa che poi mi rimane anche da un punto di vista di... appunto di ricordi, di emozioni, di sensazioni, poi non so quale sarebbe l'altro motivo per ascoltare un buon disco, della buona musica, piuttosto che, non so, un buon spettacolo di teatro. No, l'emotività è fondamentale. Io e Enrico Fontanelli, che purtroppo non è più tra noi, quando discutevamo, Enrico faceva una battuta, ma secondo me anche intelligente, diceva che gli O Flava Disco Pax erano un gruppo emo, da questo punto di vista. Il problema qual è? È che tu scrivi a distanza di anni di un episodio personale, collettivo, eccetera, tendenzialmente ne sei più distaccato. Il problema è, come dicevo prima, renderlo però ugualmente interessante, emotivo e coinvolgente per persone che magari quell'episodio non ne sanno nulla, è troppo personale, o è un episodio che riguarda una società che non esiste più, per cui generazioni successive, eccetera. E il complicato è quello, distaccarsene e nello stesso tempo trovare le parole per raccontare e renderle però, come dire, non soltanto per te, ma anche per gli altri, in qualche modo coinvolgenti. Io, ai tempi degli Offlaga e poi di Spartiti successivamente, ma insomma, diciamo, per contestualizzare il periodo in cui in qualche modo ho avuto la mia visibilità e tanta gente ai concerti, eccetera, che è stato tra gli anni 0 e i primi anni 10, io di me stesso dicevo che avevo un solo talento, che era quello di riuscire a fare una discreta apologia dei cazzi miei. In realtà non mi rendevo conto che quegli affari miei poi in realtà li ho resi coinvolgenti per un sacco di gente che poteva trovare quella storia assolutamente marginali, irrilevanti, di epoche scomparse, linguaggi scomparsi. Quando io ho iniziato a scrivere, non so se è pertinente, però ve lo racconto lo stesso, quando io ho iniziato a scrivere i primi racconti, prima ancora che nascesse il gruppo, io pensavo di scrivere per la mia generazione perché avevo condiviso le mie stesse esperienze. Cioè, di fare un lavoro mio personale perché ne sentivo la volontà di farlo, mi piaceva farlo, ma di farlo parlando a una nicchia infinitesima di persone che avevano condiviso le mie esperienze politiche. Ho scoperto nel tempo, quando sono nati i dischi, è nato il gruppo, e quei racconti sono diventati un patrimonio collettivo, per quanto limitato, certamente, sono mica giovanotti, per fortuna di tutti quanti. Però mi sono reso conto che la mia generazione, qua, cioè di quella roba lì,
Io non ho avuto reazioni di vecchi compagni di militanza, rarissimi, e sostanziale indifferenza a questa roba qua, mentre ho trovato il riscontro e la passione che ha poi permesso al mio gruppo di fare tantissime cose da parte delle generazioni successive. Questa cosa mi ha completamente spiazzato. Tu fai una cosa pensando di parlare a qualcuno e scopri che invece stai parlando a qualcun altro che quelle esperienze invece non le ha condivise per niente. E non sono ancora riuscito a spiegarle questa cosa. È complessa, però comunque io ci, almeno ovviamente sono cose diverse perché quelle le hai scritte tu e quindi è un vissuto personale, però credo che voglia dire che sei riuscito a arrivare comunque con delle storie anche a persone che quei tempi e anche quella tempra, diciamo, della figlia dell'epoca non lo avevano, non erano riusciti a viverlo, lo hanno vissuto attraverso le vostre canzoni, i vostri racconti. Quindi non lo so, tipo adesso su cosa stai ascoltando in questo momento della tua vita? Che musica stai ascoltando, per dire? Allora, io sono un essere umano con una curiosità piuttosto labile, perché invecchiando sei meno curioso, leggi meno, ti informi meno. Generalmente sono interessato ai linguaggi, quindi ascolto cose italiane, ma tendenzialmente mi appassiono a delle cose che possano parlarmi in qualche modo. In questo sono egoista, nel senso che se non c'è una chiave che mi possa coinvolgere emotivamente, il mio ascolto diventa freddo. E avendo più di 50 anni, appassionarsi a cose fatte da ventenni culturalmente per me diventa molto complicato. Ho una fascinazione però assoluta tra le cose moderne, attuali, per un personaggio, secondo me, strepitoso, anche nel fatto che, secondo me, non è perfettamente consapevole di sé come artista. Ed è un artista in sé. Cioè, un'opera d'arte in sé, non tanto quello che fa, ma lui è un'opera d'arte in sé, che è Young Signorino, per cui ho una fascinazione assoluta, e non è la fascinazione per il trash, eh? Cioè, è proprio in realtà essere affascinato da una persona così giovane, con le esperienze di vita così diverse dalle mie, e con un modo di porsi, di scrivere e di porre se stesso come artista, che, insomma, io mi ricordo un po' Ontani, cioè uno dei padri del postmoderno italiano. E anche nell'immagine, cioè, ci ho trovato delle coincidenze, diciamo. Lo so che per qualcuno sarà una bestemmia, prendete tutto col beneficio dell'inventario. Non ho la minima idea se ci sia consapevolezza o meno, se sia il tutto casuale, se sia un po' naif lui di suo, se c'è qualcuno che lo sa. Io non ho rapporti diretti, ovviamente, quindi guardo quello che fa, però sono molto affascinato e secondo me è un personaggio interessantissimo proprio artisticamente, a prescindere dalla musica che fa. Lo so che vi ho sorpreso, ma è così. Cioè, Ma una delle poche cose degli ultimi anni che mi ha veramente. Sono anche un grande fan di Motta, che però è un po' più, cioè, strutturato, cioè più di 30 anni, insomma, c'è una storia che in qualche modo, e comunque ha condiviso tutto un percorso legato agli ambienti simile al mio, e quindi mi ci sono ritrovato molto in alcune cose che scrive. Bravo, molto bravo. Adesso ti chiedo questa cosa qui, com'è cambiato secondo te il modo di scrivere negli ultimi tempi? Quindi del cantautore, stiamo parlando ovviamente di canzoni di cantautorato italiano o di gruppi italiani, insomma, com'è cambiato il modo di scegliere le parole dei testi e anche della musica? Però insomma con te vorrei parlare più di testi che di musica. Beh, insomma, io sul nuovo hit pop italiano ci ho fatto uno spettacolo, quindi me lo sono dovuto un po' Appunto, studiare, insomma. esatto, E quindi meglio di te. quel linguaggio, secondo me, il linguaggio è l'elemento determinante di quella scena lì, perché musicalmente nessuno è innovativo o inventa cose. Puoi essere bravo a azzeccare la melodia, però insomma, nessuno fa sperimentazione su un linguaggio così strutturato da 40 anni come la canzone classica italiana da cantautore, voglio dire, no? Qualcuno lo farà meglio, peggio, darà più importanza a un certo tipo di suono o un altro, però. Per esempio, Motta è interessante secondo me perché in questo mondo qua ha un'attenzione maniacale per il suono, per il tipo di sonorità, che è molto più importante di altri autori, magari anche che fanno anche più numeri, che però magari appunto sono più legati al linguaggio e al linguaggio testuale che non all'aspetto musicale, che magari invece è abbastanza prevedibile, non c'è niente di particolare.
e niente di sperimentale. Per questo la parola indie ovviamente è un po' forzata in un mondo in cui l'aspetto musicale, tutto sommato, è relativo rispetto al coinvolgimento del testo tipico del cantautore da 40 anni a questa parte. E c'è chi il linguaggio ce l'ha, molto personale, fortissimo, a prescindere che piaccia o meno, però è forte. E in questo senso, secondo me, l'esempio più importante è Calcutta, che secondo me ha una capacità di dire cose molto interessante e diversa da altri autori invece di questa generazione qua. Ripeto, stiamo parlando di robe grosse, palazzetti, cioè, è una scena gigantesca che non so quanto resterà. Sul linguaggio credo che si giochi un po' l'importanza di questa scena, ma secondo me per le nuove generazioni non è questo l'elemento fondamentale, perché sui nuovi linguaggi i ventenni, i diciottenni, i quindicenni ascoltano altro, ascoltano rap, trap, cose che per me invece, a parte gli esempi di canzoni un po' più ostiche, che quindi comprendo di meno. Facendo uno spettacolo sull'hip hop, però credo di aver scelto delle cose molto forti, perché ci sono, secondo me, e quindi che mi piacciono molto, e altre cose invece imbarazzanti, e il gioco dello spettacolo è su questa roba qua, cioè delle cose veramente agghiaccianti di fianco a cose che secondo me invece sono importanti, e vedere come magari il pubblico reagisce quando gli le reciti, quindi spogli completamente la canzone, fai un gioco retorico, perché il testo di una canzone non è stato scritto per come se fosse il testo di una poesia di Quasimodo, voglio dire, no? Cioè, ha un altro ruolo, e alle volte una canzone magari con un testo banale, però è meraviglioso ugualmente quanta roba inglese, se sapessimo cosa dicono i testi, o se approfondissimo i testi, rimarremmo un po' delusi dalle nostre pretese. D'altronde noi siamo i figli di André, siamo figli di roba molto alta, e comunque nessuno scrive con l'altezza, diciamo così, mettendo l'altezza culturale di Anidride Solforosa, voglio dire, no? Cioè, nessuno è capace di fare la roba lì, sono altre generazioni. Io sono un po' preoccupato sul fatto che quasi sempre in queste nuove generazioni di cantautori è scomparsa la società, è scomparsa l'acqua in cui nuotano i pesci, è rimasto il pesce senza l'acqua. Forse perché è un po' difficile anche raccontare una società come quella di oggi, no? Senza. Ci si trova un po' spiazzati. Ci sono anche, secondo me, dei motivi storici, culturali, proprio di base, che permettono di scriverla e di cantarla una società, no? Però è curioso, no? Cioè, la generazione di cantautori è nata per quel motivo, Esatto. e invece i nuovi cantautori importanti, di grande successo anche, faticano. L'unico che oggettivamente parla della società è Brunori, però c'ha più di 40 anni, cioè non è un ventenne, un 25enne, un 30enne, Ma insomma. forse è anche una questione di come noi ci aspettiamo, e su di noi metto ovviamente una differenza, nel senso che l'età anagrafica tra me e te non è la stessa, però alcuni tipi di sensibilità sì, e quindi ci capiamo di più magari di altri. Forse semplicemente sono dei modi differenti che non tutti riescono a capire, no? Nel senso, noi siamo abituati a sentire parlare della società in un certo modo, come lo fa un cantautore, non lo fa, per esempio, qualcuno che fa rap o che fa trap. Quindi è semplicemente un modo diverso di raccontarla. Sì, però appunto nel modo diverso ci sta una sensibilità diversa, ma anche un linguaggio diverso. Esatto. E ci sta anche che un 17enne di oggi ami e ascolti cose che i suoi genitori disprezzano, non comprendono. È sempre una questione generazionale. Teniamo anche conto che si fanno i figli sempre più tardi, e spesso un 17enne ha dei genitori di 50, 55 anni. E quindi lo sbalzo generazionale rispetto alla mia generazione è molto più ampio. Mia madre, quando sono nato, aveva 20 anni. Oggi di madri 20 anni ce ne sono di meno, insomma, ci sono anche meno figli in realtà. Per cui il gap generazionale, scusate il termine gap, è la differenza d'età tra genitori e figli si amplia, e probabilmente questo amplia anche il conflitto inevitabile genitori-figli, Il che di solito è anche nelle conflitto. scelte culturali dei figli che si sviluppa, insomma. Vi Sì. ricordo che il figlio di Calenda è comunista. Guarda, lo sapevo che avessi tirato fuori il figlio di Calenda prima o poi con l'immagine, con la bandiera. Cioè, sì.
No, così è un esempio. È un esempio pop, però secondo me interessante, dei nuovi conflitti generazionali. Insomma. Esatto, dei conflitti generazionali nella famiglia di Calenda e non solo nella famiglia di Calenda. Per tranquillizzarvi, i miei quattro nonni, tutti nati tra il 1910 e il 1920, erano tutti e quattro stalinisti. 4 su 4. Bene. 4 su 4. Ascolta, per concludere un po', racconta un pochino cosa stai facendo con le magliette che stai vedendo in giro. Racconta anche agli altri, oltre a me, questa storia divertente. Allora, è successo che per questo mio spettacolo che si chiama Max Collini legge l'Indie, mi sono inventato una maglietta citazionista, cosa che mi piace molto fare, perfino troppo. E ho fatto questa maglietta che accompagna lo spettacolo che io indosso come costume di scena, cioè tutti gli spettacoli facciano questa maglietta, e la maglietta porta una scritta, e la scritta è: sono stato indie prima di te, vantandomi del fatto di avere, come dire, iniziato un percorso un po' prima di chi adesso riempie appunto i teatri, i palazzetti, e che un pochettino ammetto anche di invidiare, ma non è stato il mio destino, ma non so cantare, quindi sarebbe stato difficile, diciamo, riempire un palazzetto con le mie storie. Ma è successo che questa maglietta io me la porto in giro agli spettacoli e me la vendo al banchetto, come faccio da anni, come facevo prima con i tour di Spartiti, degli Offlag. Ed è stato un piccolo successo perché la citazione colta di Enrico Ruggeri, perché è una citazione di Enrico Ruggeri che nel 90 fece un brano che si intitolava Sono stato punk prima di te, quindi ognuno come può vantare delle cose, è stata molto ironica, divertente, ha funzionato, diciamo. Mi sono trovato però a dover pagare una fattura di 100 magliette a casa senza poter fare gli spettacoli per il lockdown, e siccome mi dispiaceva non pagare questa fattura, scusate, sono venale, ma se tu curi tutte le tue parti, ci sono anche questi aspetti, diciamo così, certo, un po' materiali, mi dispiaceva chi mi fa queste magliette, che è un laboratorio meraviglioso che consiglio a tutti di Milano, che si chiama Legno, che fa delle cose fantastiche, tra l'altro tutte serigrafate a mano, tutte queste minchiate qua da Indie Nerd, e il risultato finale è che ho messo un paio di post su Facebook non sponsorizzati per dire che insomma sì, lo spettacolo non c'era, ma visto che riaprivano le porte, se uno voleva andare fuori con la maglietta poteva farlo, sperando di vendere una trentina. È diventato un lavoro perché la maglietta ha avuto talmente tanta viralità che io sono settimane che passo le mie serate a fare dei pacchetti per spedire queste magliette. Volete una maglietta? Scrivetemi. No, dai, ascolta, ma racconta la cosa del libro che metti dentro, che poi è il motivo di cui abbiamo parlato quel pomeriggio. Cosa mette all'interno del pack? Si può dire? Oppure è uno spoiler? No, mi arrestano. No, nessun libro proibito. Ma che? Adesso non ho capito dove vuoi arrivare, perché adesso cioè, io appunto essendo anziano magari mi perdo dei colpi. No, che tu nel pacchetto che invia a casa metti anche qualcosa di tuo, no? Di molto sì, personale. Sì, non sempre, ma alle volte per truccare la faccenda e utilizzare una tariffa postale più bassa ci metto dentro un librettino qualcosa, perché così posso spedirlo come piego di libri, che c'è un libro dentro. Ho una collezione infinita dei libri dell'Unità degli anni Ottanta, che ho collezionato gelosamente, anche cose totalmente prescindibili, non è che sono tutte l'opera di Marx, cioè c'è anche tante cose magari di attualità all'epoca, oggi spariti, ma siccome ne ho una mezza libreria piena, perché all'epoca Veltroni, come dire, riempì le case degli italiani che leggevano l'Unità di questi libri, librettini, libretti, lo butto dentro assieme alla maglietta, così posso scrivere sopra piego di libri, perché effettivamente c'è un libro nella busta, oltre che la maglietta. E sperando che le poste non ispezionino il contenuto, perché secondo me il fatto che sia la maglietta non dovrebbe, come dire, essere perfettamente legale. Vabbè, ma ci sta. Però posso invocare la buona fede, insomma, perché spendendo come piego di libri si spende qualcosa in meno, tutto qua. Trucchetti del comunque, mestiere. Comunque, diciamo che l'idea è anche molto carina. Io ero più sul romantico, sul fatto che apri la maglietta. Ma no, perché poi dopo, ovviamente. E ti arriva anche il libro. Ma quindi, poi insomma, mi è capitato per esempio di fare questa roba spesso con Spartiti, quando mandavamo il nostro disco e spedivamo, che io poi magari a seconda dell'interlocutore mi sceglievo uno dei libretti, facevo questi libri degli anni Ottanta, appunto librettini, eccetera, e facevo una dedica magari specifica, eccetera. Certo, questo lo puoi fare quando la tua fanbase, scusate la parola fanbase, è piccola. Cioè, certo. E quindi puoi conoscere spesso anche personalmente quelli che ti seguono. Non è piccola, è intima. È molto diverso. Vabbè, insomma, più bello. Diciamo che il mio mondo riguarda qualche migliaio di persone, ecco, non milioni. Vabbè, è un bel mondo. È un bel mondo in cui siamo contenti di... Ma meno male che c'è. Esatto. Se no, a chi avrei venduto le magliette? E siamo anche molto contenti di farne parte.
Oh, grazie Max di essere stato con noi e ci rivediamo ovviamente alle tue presentazioni e quindi ci rivediamo sicuramente presto. Speriamo In teoria, per presto. tutto quest'anno il mio spettacolo Max Collini e la Gelindi è in giro per l'Italia, sperando di poterne fare perché ci sono tante complessità, diciamo. Grazie a voi.